Siamo nell'area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans, nella sezione che illustra il passaggio di funzione del sito da cerimoniale e religioso a necropoli. Ci troviamo all'interno della sezione museale dedicata alle tombe. In particolare è protagonista il grande dolmen su piattaforma triangolare che è datato al 2500 a.C. sulla base del ritrovamento di un vaso campaniforme di quell'epoca che vedete nella vetrina. A poca distanza del dolmen si ritrovano due tombe costituite esclusivamente da stele antropomorfe reimpiegate. Sono databili all'età del bronzo, quindi tra 2200 e 1900 a.C. Alle mie spalle vedete le vetrine con i materiali rinvenuti e una delle stele che costituiva la tomba. All'interno del dolmen sono state rinvenute le ossa di 39 individui. Tre crani presentano la traccia di un'operazione chirurgica, una trapanazione, probabilmente per alleviare i dolori dovuti all'emorragia cerebrale. All'interno del dolmen i personaggi sono stati sepolti con un ricco corredo. Lo ritroviamo nelle vetrine. Nella prima vetrina abbiamo degli oggetti d'osso e di conchiglia che servivano da ornamento e dei vasi di ceramica, vasi campaniformi in questo caso, di cui vedete un boccaletto. Nella vetrina sono conservati degli oggetti di pietra, come le punte di selce, e degli oggetti di metallo, oggetti ornamentali e oggetti funzionali. Ornamentali possono essere gli spilloni, la grande placca e i vaghi di collana, tutti di rame, mentre il funzionale è la piccola lesina che serviva per forare, per esempio, il cuoio o la corteccia. Nel bronzo antico, tra 2200 e 1900 a.C., viene addossata al dolmen una tomba più piccola, costituita da stele che erano state spezzate e usate come materiale da costruzione. Non le vediamo qua ricostruite in quello che invece era la loro forma originale. Nella tomba addossata al dolmen sono stati rinvenuti degli elementi di corredo che ci permettono di datarla all'età del bronzo, in particolare un pugnaletto e un oggetto di materiale organico costituito da corteccia di betulla. Quella che avete visto è solo una parte dell'area megalitica. Vi invito a visitarla per scoprire un sito meraviglioso.